Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Sono tornato su Star Wars, questa volta Il Potere della Forza, un titolo nuovissimo, a parte gli scherzi, un titolo vecchio che avevo voglia di rigiocare, quindi me lo sono andato a recuperare tramite G2A con una key presa a 2 lire. Io ne ho approfittato, ho preso anche il 2. Volevo rigiocarmelo, quindi non potevo non portarlo sul canale. Ci costiamo l'introduzione. Splendidamente realizzato, ragazzi. Splendidamente realizzato. Lord Vader, ci hanno teso un'imboscata al nostro arrivo, ma ho la situazione sotto controllo. I tuoi fallimenti non mi interessano, comandante. Sono qui in missione personale. Grandissimo. Qui controlleremo Darth Vader, ma questo pezzo penso ve lo taglierò sicuramente perché è il classico combattimento e ci introduce a tutti i comandi di gioco. Spada e potere, ok, della forza. Ci vediamo direttamente nel fulcro della storia. Chewbacca qua. Dovrei essere arrivato. Ok, qui ci dovrebbe essere il maestro Jedi. Sì, infatti. Signore Oscuro, qualunque cosa tu voglia non la troverai. Da me non puoi nasconderti, Jedi. Vattene! Sì. Ole. Poi. Un po' di botte qua e là. Mi ha levato un po' di energia, eh? Aia, ecco un'altra astronave.
Dai, non ci credo. Oh, vai. Mamma mia, ho preso un pieno. Vabbè, dai. Siamo alla finita. L'onda Kamehameha. Andiamo. Avverto una presenza più potente nelle vicinanze. Dov'è il tuo maestro? Il lato oscuro ti ha annebbiato la mente. Anni fa tu hai ucciso il mio maestro. Allora farai la sua stessa fine. Eccoci. Scappa! Lord Vader? Vieni con me. Presto ne arriveranno altri. Debole quando ti ho trovato, ma ora l'odio ti ha rafforzato. Adesso il lato oscuro è tuo alleato. Alzati, mio apprendista. Quali sono i tuoi ordini, maestro? Il tuo addestramento è quasi terminato. Quasi. È il momento che tu affronti la prima vera prova. Le tue spie hanno trovato un Jedi? Sì. Il maestro Aram Kota vuole attaccare un cantiere imperiale. Uccidilo e portami la sua spada laser. Partirò subito, maestro. L'imperatore non deve scoprirti. Non lasciare testimoni. Uccidi chi si trova a bordo, imperiali e uomini di Kota. Come desideri, maestro. Ammazza tutti. Ah, padrone! Un altro duello eccellente! Proxy, mi hai colto alla sprovvista. Era da anni che non affrontavo quel programma d'addestramento. Speravo che usando un vecchio modulo d'addestramento avrei potuto sorprenderla e ucciderla finalmente. Mi perdoni se l'ho delusa ancora. So che ci riproverai. Sappi che non riuscirai più a cogliermi di sopra. Proxy. Ah, sì. È arrivato il suo nuovo pilota, padrone. Accesso ai registri imperiali. Capitano Juno Eclipse, nata su Korulag, dove è diventata lo studente più giovane mai accettato all'Accademia Imperiale. Pilota da combattimento con oltre 100 missioni completate e comandante durante il bombardamento di Kalos. Ha pensato tutta l'altra cosa lui, come capitano della sua squadriglia nera, ora riassegnata a un progetto top secret. C'è anche il mio profilo psicologico? Ops, Tana. Certamente, ma è riservato. Padrone, temo che il capitano sia un soggetto impossibile da riprogrammare. Sai perché sei qui? D'accordo. Gli ordini sono chiari. Prendermi cura della nave e condurti alla meta delle tue missioni. Vader ti ha detto che ha ucciso l'ultimo pilota? No. Ma Lord Vader avrà avuto i suoi buoni motivi per farlo. Con me non sarà così. Bene, sono stufo di addestrare piloti. Cosa hai fatto alla mia nave? Mi sono presa la libertà di potenziare i sensori della Rogue Shadow. Ora è in grado di spiare qualsiasi nave sospetta nell'intero sistema. Tu sei una spia di Lord Vader? Non sei tenuta a conoscere i dettagli delle mie missioni, ma solo dove sono diretto. Ora dobbiamo saltare verso Nar Shaddaa. Ovviamente.
Devo dire che non è invecchiato tanto bene il gioco, perché comunque particolare. Però. Proxy il bersaglio? Secondo i registri imperiali, il maestro Rankota era un celebre generale della guerra dei cloni. Stai cacciando un Jedi? Il mio compito è arrestare i nemici di Darth Vader. E anche il tuo. Continua. Kota era un genio militare, ma pensava che i soldati clone non fossero adatti a combattere. Preferiva affidarsi alla sua milizia. Nella sua squadra non c'erano cloni quando impartirono l'Ordine 66. Dopo l'Ordine 66 scomparve nel nulla. Secondo i registri imperiali ufficiali è deceduto. Perché ora esce allo scoperto per attaccare l'impero? Vuole essere trovato. Allora siamo nella sua trappola. Quanti piloti hai perso prima di me? Uff. 7. Perfetto. Coordinate per Nar Shaddaa inserite. Pronti per l'iperspazio. Chiudete il centro di comando e preparate il proiettore olografico. Signor sì. Le squadre prendono posizione e intercettino qualsiasi elemento ostile. Cariche esplosive nei livelli 2, 5 e 12, come stabilito. Signore, lui è qui. Finalmente sei uscito allo scoperto. Abbassate il campo di contenimento nell'hangar 12. Tutti gli uomini pronti. Signor sì. Dai, su, su. Ok. Via. Cominciamo a rompere un po' tutto. Oh, adesso sì. Vai. Andiamo, qua c'è sta subito qualcosa da prendere giù in fondo. So, dei potenziamenti. E andiamo. Dai. Un po' di caciara con la forza. Le letture indicano che le paratie degli hangar sono state sigillate. Dovrei trovare un modo per superare quella porta. Perfetto. Vai, apri. In su. Dai, in su. Sì, così. Perfetto. No, oh, mia, mi ha preso. Va, Vangu, come va? È morto, è morto. Dobbiamo andare di qua. Della struttura. I rapporti imperiali indicano che il generale Kota è già stato condotto al ponte di comando alcuni piani sopra di te. Come ci andiamo? Non è possibile per guidarti da lui. Aspetta, aspetta. Ma che davvero? Ah? Che cazzo ho fatto? Panico, il panico, ho distrutto tutto. Vai. Tutti uccido, tutti. Ma ha detto Dart. Uccidi tutti. Ok. Ah. Adesso arrivano le fasi platform che erano rottura di coglioni. Ok.
vai. Vai. Schiaccialo. Ah, che figata che era. Che figata che era sto gioco. Era mostruoso. Mostruoso. Andiamo. Bene. Ora Coda è proprio sopra di te. Perfetto, sto andando, Vai. Yes. Come? Un ragazzo. Dopo mesi di attacchi contro bersagli imperiali, Vader manda un ragazzo a fermarmi? E già, il ragazzo che ti fa il culo. Dov'è, ciccio? Vader non ti ha insegnato niente. Hai ancora molto da imparare sulla forza. Non attacco a me. Sfonalo. Dai. Non costringermi a farlo, ragazzo. Sei più forte di quanto pensassi. Ma non posso lasciarti vivere, ragazzo. Manderò le tue ceneri a Vader. Spettacolo sta scena, la ricordo. Se dovrò ucciderti per arrivare a Vader, lo farò volentieri. Coda, non è che... No! Via. Ok. No, non premo. Mi sono lasciato. Vai. Se solo facessero in questo periodo un bel gioco di Star Wars così, mamma mia, sarebbe fantastico. Ne la faccio, Boom. Uno. Due. Ole. Vader crede di averti cambiato. Ma io prevedo il tuo futuro. Vader non sarà sempre il tuo maestro. Percepisco solo... Io? Adesso possiamo chiudere qui e ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se vi piace il gioco. Io lo porto. Scusate se parlo poco durante il gameplay, ma troppo bello. Troppo bello e divertente. Alla prossima.